Il versetto di introduzione si trova in Matteo 5, dal 17 al 18. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà, prima che tutto sia adempiuto. Di nuovo, fratelli e sorelle, buon sabato. È una grande possibilità quella di tornare in chiesa. È anche una grande possibilità per lodare Dio per la sua protezione, così come il fratello Gustavo lo ha menzionato nella preghiera. Il Signore fin qui ci ha soccorsi, potremmo dire, insieme al fratello Jefferson la settimana scorsa, Ebenezer, no? E potremmo gridare questo. Vorrei, prima di andare al nostro studio e dopo aver salutato tutti coloro che ci guardano da casa, che non sono potuti essere qui, la comunità di La Spezia che non è ancora aperta ma aprirà sabato prossimo, la comunità di Savona che non è ancora aperta, a coloro che ci guardano da casa magari perché le loro comunità non sono aperte, a tutti voi un abbraccio e crediamo fortemente che il Signore ci darà delle benedizioni spirituali questa mattina. Ma prima vorrei introdurre la nostra giornata, perché noi abbiamo vissuto delle cose questi giorni. Per esempio, ieri voi sapete cos'era a livello mondiale? Cosa si è vissuto ieri a livello mondiale? Perfetto, ieri è stata vissuta la giornata mondiale dell'ambiente. E che cosa ci dice questa giornata? Che cosa ci ricorda questa giornata? Ci ricorda intanto il Dio creatore. Ci ricorda anche il nostro compito. Ci ricorda che il Signore ci ha messi in quel giardino, in questo suo giardino, perché lo lavorassimo e lo custodissimo. Ci ricorda anche il giudizio, perché Apocalisse dice che verrà a distruggere chi distrugge la terra. E ci ricorda anche il primo messaggio dei tre angeli, che dice: temete Dio, adorate colui che ha fatto il cielo e la terra. La giornata di ieri, che il mondo celebrava, come questa immagine che abbiamo scelto di mettere, non dà proprio l'idea di una cura. Ne ho scelto una carina, ce ne sono molto peggio. Del modo in cui ci si prende cura del creato, insomma, non ci si prende granché cura. Ma il creato di cui vorrei occuparmi questa mattina, di cui vorrei parlare, è un altro, al di là della terra, delle piante. È quel qualcuno che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza. Ce ne stiamo prendendo cura. Inoltre, oggi la comunità avventista mondiale celebra un'altra giornata, una giornata che è dedicata alla preghiera per il matrimonio, per la famiglia. E ci faceva piacere ieri sera ricordare con il piccolo gruppo di Marassi una delle storie più belle, no? Quella del figliol prodigo, ricordate, guardate quella bella immagine che avete sulla destra, nell'immagine alla destra, che è l'immagine di un papà che aspetta il figlio e lo aspetta con un cannocchiale enorme, perché vuole vederlo da lontano, e quel cannocchiale è forma di cuore, e appena lo vede in lontananza salta e gli corre incontro. E questa è una bellissima immagine, ma corrisponde anche al vissuto delle nostre famiglie. Allora l'Apostolo Paolo in Efesini ci esorta: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Abbiamo curato bene
l'ambiente che Dio ha creato, l'abbiamo curato bene noi. L'argomento di oggi va nella direzione sia del momento della cura del creato, ma vorrei soffermarmi più che sulle piante e sugli animali, per cui bisogna avere il profondo rispetto, ancora di più sulla cura delle persone. E magari, ecco, con la comunità di Genova festeggerà la giornata della famiglia in maniera differente oggi. La festeggerà magari incontrandosi con qualcuno, o incontrandosi nelle proprie famiglie, o incontrandosi con il piccolo gruppo in pomeriggio. Con la comunità di Savona alle 17, con la comunità di La Spezia e Monzone alle 18, invece rifletteremo e pregheremo insieme su questo argomento. Avremo modo di pregare in specifico sulle famiglie. Ma vorrei fare adesso un momento di preghiera, sia per le famiglie che per quello che dirò, perché non vorrei che urtasse troppo la vostra sensibilità. Vedrete che cercherò di essere molto breve. Dicevo al fratello Ivano, ho fatto fatica a fare sintesi, perché ogni volta avevamo sempre lo stesso problema. Cercavo di fare meno diapositive per non essere lungo nelle predicazioni. Stavolta ho 12 pagine di appunti, no? Questo significherebbe 2 ore e mezza. Non vi punirò. Mi soffermerò molto, molto prima. Allora mi sono preso qualche appuntino qua e là, giusto per puntare delle cose, no? Perché poter esprimere quello che è scritto su 12 pagine di appunti ci vuole tanto. No, non riusciremo oggi, ma spero di arrivare e riuscire a centrare il punto. Però vorrei che pregassimo, quindi vi invito a chinare il capo da dove siete, perché vorrei chiedere la benedizione di Dio su quello che diremo, ma anche sulle nostre famiglie. Caro papà, oggi si celebra nella Chiesa mondiale il bisogno che la famiglia sia quell'angolo di paradiso che tu hai voluto lasciare come evidenza della tua benedizione, come meraviglia della tua creazione, della tua arte creativa, ma anche come il luogo della felicità. Oggi ci chiederemo se così non è. Vorremmo appropriarci, Signore, del messaggio che tu oggi ci vorrai dare, perché possa iniziare una trasformazione, un cambiamento, partendo dai noi stessi, dalle nostre famiglie. Invochiamo la tua benedizione su ogni famiglia che guarda, su ogni famiglia che si preoccupa di vivere secondo questo invito che tu ci hai fatto. Resta con noi, dacci la tua benedizione, rimani nel cuore e nella mente di ognuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Il testo di questa mattina che Olga ci ha letto è stato ben introdotto dal racconto di Betty e Olga. Noi non ci eravamo sentiti, loro non sapevano su cosa avrei predicato, io non sapevo cosa loro avrebbero raccontato. Però è stato ben introdotto, perché si parla di vuoto e pieno, perché si parla di sostanza e rumore. E allora Gesù, parlando del suo obiettivo, essere qui nel mondo, dice: sono venuto, ci diceva Matteo 5:17, per portare a compimento, oppure in un'altra versione, nella Nuova Riveduta, per adempiere, non per abolire. Allora Cristo è venuto per vivere in maniera piena il significato della legge di Dio. E come voi avete potuto sicuramente notare, non sono stati tutti così convinti che Gesù fosse venuto a fare questo, tant'è che infatti gli dicono il contrario: tu non osservi la legge. Qual è la legge che Gesù non osserva? Qual è la legge contro la quale Gesù si ribella? Loro si aspettavano che parlasse delle tradizioni dei padri, delle regole che nel frattempo sono state aggiunte. E lui invece vuole tornare indietro, torna a quell'immagine che ci lascia
Mosè di Dio. Mosè ci lascia un'immagine in Esodo 34, versetti 6 e 7. La voglio rileggere insieme a voi. Esodo 34 ci lascia un'immagine perché noi sappiamo che ogni persona esprime nel proprio dire, nelle proprie azioni, quello che è. Quindi la legge di Dio altro non è che il suo stesso carattere. Quando noi decidiamo di fare o non fare delle cose, questo dà idea di chi siamo. E quando Dio decide che questa è la sua legge, sta parlando di quello che è la sua essenza, quello che lui è. Allora, cos'è Dio? Ce lo descrive Mosè quando l'ha visto passare. Ricordate questa descrizione? Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Beh, questa è la descrizione che Mosè fa quando vede Dio. Non ha parlato di quanto era alto, quanto era grasso, quanto era muscoloso. L'unica cosa che gli è venuta da dire, guardando Dio, sono state queste parole. Allora la legge di Dio in qualche modo deve necessariamente riflettere questo carattere. E probabilmente quello che noi dovremmo comprendere è che Gesù è venuto per stabilire questa legge, per mettere in evidenza ciò che ancora poteva sembrare oscuro, per affermare il vero e pieno valore di ogni sua parte, per mostrare quale sia la lunghezza, la larghezza, l'esatta portata di ogni suo comandamento. Gesù è venuto per stabilirla in tutta la sua pienezza. E in effetti un po' ce la ritroviamo, perché finché esiste in noi questo senso di bene e male, è segno che non è stato cancellato in noi l'immagine e la somiglianza di Dio. Questa settimana voi siete stati sicuramente partecipi come me di una situazione in particolare, no, che ha colpito più del Covid. Negli Stati Uniti questo evento, no, ha fatto dimenticare il Covid. E poi l'evento successivo di questo anziano di 75 anni che viene a consegnare il caschetto di un poliziotto e a dire due parole, viene spinto a terra e lasciato lì mentre sanguina. Queste scene ci hanno colpito più del Covid stesso questa settimana. E ci chiediamo fin dove può arrivare l'uomo? Non ha capito che fa male? Se voi andate a vedere quei video, vedete dei poliziotti che guardano, qualcuno tenta di tornare, l'altro lo spinge in avanti, lascia stare, lascialo lì. Ma qualcuno era compunto nel suo cuore, come dire, non stiamo facendo bene, ma che cosa stiamo facendo? Quindi questo senso del bene e del male esiste, Dio l'ha scritto nella nostra coscienza, è che ci facciamo portare dall'onda, e l'onda non è sempre la migliore. Allora, in prima Giovanni, l'apostolo che amava Gesù, conferma che in realtà chi commette peccato altro non fa che allontanarsi da Dio. Chi trasgredisce la legge altro non è che una persona che ha scelto di allontanarsi da Dio. E questo dall'Eden è così. Chi è che commette peccato si allontana affettivamente da quello che è il suo rapporto con Dio. Quando Dio ha dato una semplice parola, no, ad Adamo ed Eva, non puoi toccare quell'albero. Quando ti distacchi da quell'indicazione, tu commetti peccato. Ma il peccato, dice Giovanni, è la violazione della legge. E Giovanni dice, quando vi scrivo questo nuovo comandamento, no, che poi non è nuovo, ma è la parola che avete udito dal principio, ci sta riportando nuovamente alla Genesi per spiegarci che in realtà questo è il punto.
Gesù è venuto a mostrarci come si vive in relazione con Dio e come vivere la legge. Io sono venuto per portare a compimento, diceva Gesù. Solo grazie alla potenza di un mediatore, solo grazie alla potenza dello Spirito Santo, Gesù stesso ha osservato la legge. Siete convinti di questo? Gesù come uomo, senza la presenza di Dio, sarebbe stato capace di osservare la legge, senza la comunione con il Padre sarebbe stato in grado di compiere la volontà del Padre. Né ora né mai, perché siamo stati costruiti, siamo stati fatti in questa maniera. Nel momento in cui siamo collegati con Dio, riusciamo a riprodurre in maniera serena la sua legge. Nel momento in cui ci distacchiamo, questo rapporto con Dio non diventa più così intimo, noi riusciamo ad essere persone spregevoli. E il punto è che riusciamo ad esserlo anche in famiglia, anche con le persone che amiamo. E questo ci fa male, perché poi ci guardiamo allo specchio e non ci piacciamo per niente. Gesù dice: io sono venuto per adempiere. Che cosa è venuto Gesù ad adempiere? Che cosa voleva che succedesse? Che cosa voleva che accadesse nella nostra vita? Isaia 42, 21 ci dice che renderà la sua legge grande e magnifica. Gesù renderà la legge di Dio grande e magnifica. E poi Gesù è venuto per dare compimento al patto che Dio ha fatto con il popolo di Dio. E qual era questo patto che Dio ha fatto con il popolo di Dio? Qual è la possibilità di liberazione per il popolo di Dio? Qual è la possibilità di essere liberati? Ebrei 10, 16. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Gesù è venuto per imprimere nella nostra mente, attraverso la sua testimonianza, chi è Dio, qual è la sua legge e come vivere in relazione, in comunione con Dio, senza fare cose contro di noi e contro gli altri. Perché credo che a ognuno di noi dispiace fare cose contro di sé o contro gli altri. E teniamo aperto, perché il capitolo di riferimento sarà sicuramente Matteo capitolo 5. Perché Gesù da quel momento in poi, dal momento in cui dice, rispondendo a loro, che io infatti non sono venuto a cambiare, non pensate minimamente, io sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento, ad adempiere. Poi inizia ad essere chiaro, dà degli esempi. Ecco uno, non avremo modo di leggerli neanche, giusto qualche esempio. Partiamo dal versetto 21 e 22. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. E io credo che se dovessimo alzare la mano, qui nessuno dice: ma io non ho mai ucciso nessuno. Non è vero? Altrimenti sarei da qualche altra parte, sarei incarcerato. Io non ho ucciso nessuno. Ma Gesù vuole aiutarci a comprendere che cosa significa uccidere. E allora inizia quel discorso che è stato fatto anche da Beti. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto suo fratello racca sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla ghena del fuoco. Che cosa dice Gesù? Che uccidere, per uccidere è sufficiente offendere, sminuire l'altro. Questo è già uccidere. Ci aiutate a comprendere che non era semplicemente prendere un coltello o sparare, ma ogni volta che togliamo dignità, noi stiamo uccidendo. E quante volte l'abbiamo fatto nelle nostre stesse famiglie? Anche non volendo. Perché eravamo preoccupati di una situazione che affrontavamo nei confronti dei nostri figli o con la nostra moglie, e ci siamo espressi in maniera così determinata
che ci siamo resi conto che siamo andati oltre, perché l'altro non solo ha capito che stava sbagliando, ma ha capito di valere poco. E quindi l'abbiamo ucciso. Gesù è molto chiaro su questo. Dice: io sono venuto per non mortificare nessuno. Stolto. Questa è una parola carina. Noi riusciamo a usarne le più impegnative. Stolto, insomma, non è neanche tanto pesante. Nel linguaggio che utilizzano le persone, stolto è quasi un complimento. Perché si usa molto di più. Si usano parole molto più pesanti, molto più taglienti. E talvolta, anche in casa. Allora Gesù dice: io sono venuto per mettere la legge di Dio nei vostri cuori, vorrei spiegarvi come si fa. L'Apostolo Paolo ha capito tutto questo. Lascio a voi i versetti 24 e 25 perché sarebbe già l'applicazione del messaggio, no? Lascio a voi che lo fate a casa. Dice: se sai di aver fatto una cosa simile, prima di lasciare la tua offerta per Dio, torna. Se hai fatto qualcosa di questo genere in famiglia o presso qualcuno, torna a rimediare. Ma l'Apostolo Paolo, che è uno di quelli che ha capito quanto è importante, ci dirà in Prima Corinzi, al capitolo 4, versetto 7, cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Anche quando diciamo a qualcuno stolto, ma è da te che sei intelligente. E se la saggezza l'hai ricevuta, perché la fai pesare? Non so se è chiaro il discorso di Paolo. Lui dice: io non ho avuto luce, nel mio zelo mi sono comportato da matto e ho ucciso i figli di Dio, ho perseguitato i figli di Dio. Ma tu che invece hai avuto la grazia di conoscere Cristo prima di me, che cosa hai di meglio per giudicarmi? Se quello che hai l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Cioè, perché ti metti a confronto con me come se fosse una cosa tua che l'altro non ha e guarda te che sei più? E ancora i Romani al capitolo 14 dice: chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Nel linguaggio biblico noi siamo servi di Dio tutti quanti. E quindi Paolo dice: se io sono servo e tu sei servo, semmai ci giudica il padrone. Cioè, se a lui va bene che Gustavo lavora e che io non lavoro, è un problema suo. Non sarà certo Gustavo a prendersela, magari si lamenta, dice: ma perché io devo lavorare e oggi no? Ma se al padrone va bene così, tu che problema hai? Fai la tua parte. E dice: se egli stia in piedi o cada, non riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. E qui c'è qualcosa di più grande. Noi rischiamo a volte di pensare che se non fosse per noi, la Chiesa, la famiglia, l'altro non sarebbe in grado di niente. Oh, vola basso. Qui dice: sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi, non perché tu, come madre, come padre, come fratello più grande, ti ne preoccupi e questo lo rende capace di stare in piedi. Non sarà grazie a noi, ma sarà grazie a Dio. E allora non prenderti dei meriti, non prenderti nemmeno l'autorità di pensare che...
Gesù dice: sono venuto per compiere. Vi do un esempio di Gesù. In Giuda, un unico capitolo, si narra che l'arcangelo Michele, che è appunto Gesù, incontra Satana perché vuole prendere il corpo di Mosè, vuole resuscitarlo e portarlo su. E combatte con Satana. Avrebbe avuto di cose da dirgli? Avrebbe avuto di cose da rimproverargli per umiliarlo? Secondo voi ne conosceva a sufficienza? Di fatti cattivi che il malvagio ha fatto? Il testo dice: non osò lanciarli contro un giudizio oltraggioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Wow. Gesù incontra il peggiore dei peggiori e si limita a dire: ti sgridi il Signore. Io incontro un altro servo di Dio e vado giù pesante, perché io... Gesù oggi mi ricorda, e oggi ricordati che sei un servo, punto. E quando vai a parlare con qualcuno, qualunque esso sia, ricordati che stai in piedi non grazie a te, ma grazie a me. Riduci il volume della tua voce, riduci il tuo giudizio, non ti spetta. Il testo biblico ci dice che la caratteristica opposta non è quello di avvocato intercessore, ma accusatore. Il testo di Apocalisse 12:10 ci dice che è stato gettato giù l'accusatore dei fratelli, colui che accusava davanti al nostro Dio giorno e notte i suoi fratelli. C'è questo spirito di giudizio nei confronti delle persone, chiunque essi siano, politici, quanto li amate. Forse dopo gli eventi di questa settimana, i poliziotti. Che tipo di parole usiamo per descriverli? Che tipo di atteggiamento abbiamo nei confronti? Anche nei confronti di colui che si è dimenticato il ginocchio per 8 minuti e 46 sul collo di... Anche nei confronti di quella persona, che tipo di parole usiamo? Che tipo di giudizio usiamo? Gesù nei confronti del peggiore dei peggiori, di Satana, si ferma a dire: ti sgridi il Signore. Ho sentito parlare così tra i gruppi, personalmente: siamo più capaci di qualsiasi governante del mondo a governare il mondo. Tutti che sono bravi a dare indicazioni, siamo più bravi di medici, siamo più bravi di tutti, tutti complottisti, tutti che ci vogliono male. Io, in maniera molto franca, ho detto a queste persone: se vi sento la prossima volta che andate dal medico, vi ricorderò tutto quello che avete detto. Se la prossima volta che state male avete il coraggio di andare all'ospedale, vi verrò dietro. Perché adesso vedete solo complotti. Tutti i medici sono disonesti, anche Marco, il nostro amico che viene a trovarci, anche lui è un disonesto perché è medico e quindi deve dire come dicono tutti. Ci siamo presi il coraggio di fare, di dare dei giudizi su tutti, politici, responsabili di paese, poliziotti, medici. Sembra che non ce ne sia uno alla nostra altezza. Tutti sono da mettere in croce. E Dio dice: non lo so se questo è l'atteggiamento che rispecchia la legge. Questo è piuttosto l'atteggiamento farisaico, ma nulla avevano a che fare con la legge. Io nei cuori di quella persona, di quelle persone, dovevo ancora mettere la legge. Dovevo ancora compiere quel miracolo che la mia legge sarà nei loro cuori. Andiamo avanti, perché il capitolo ci presenta tantissimi esempi. Io vorrei soffermarmi su un altro.
i versetti da 38 a 47 trattano un altro argomento in cui Gesù si pone come interprete della legge, come colui che può dirci veramente che cosa la legge dice e vorrebbe trasmetterci questo significato. Lui dice: io sono venuto ad adempiere. A proposito di Gesù, l'avete sentito quando gli è stato chiesto: dobbiamo pagare al cattivo imperatore i tributi? Io non credo che stavano benissimo in Israele, non credo che le leggi erano migliori di quelle di oggi, non credo che il trattamento dei soldati era migliore di quello di oggi, che oggi ha nei nostri confronti la polizia. Non sono convinto di tutto questo. La risposta di Gesù fu: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E la Bibbia chiama le persone che governano come? Ministri di Dio. E chiede a noi rispetto. Il rispetto non significa dover credere a tutto quello che dicono e fare quello che dicono. Il rispetto significa però non prendersi troppe libertà nel fare giudizi prima ancora di capire. C'era San Giovanni Boccadoro, lo chiamano, che lui diceva: prima di parlare di una persona, prendi le sue scarpe, ci cammini 3 giorni, poi puoi dire qualcosa. In Italia si dice mettersi nei suoi panni. Giovanni Crisostomo diceva: prendi le sue scarpe per 3 giorni, cioè vivi la sua vita per 3 giorni, poi magari avrai qualche idea su come aiutarlo, su qualche suggerimento da dargli, ma prima fermati, non hai idea di quello che l'altro vive, non lo puoi capire, non puoi capire quello che vive dentro. E a proposito di questo, Dio aveva dato dei messaggi molto chiari nella Bibbia. Per esempio, se uno faceva un prestito e lasciava la sua tunica, che era l'unica cosa con cui si copriva poi la sera gliela si doveva restituire, anche se non riusciva a pagare il debito. E questo non avveniva. Per esempio, la persona la cui tunica veniva presa o lasciata come pegno per i soldi presi, non poteva entrare l'autorità in casa a togliergliela. La Bibbia prevedeva che sarebbe stata eventualmente la persona a consegnarla, ma nessuno poteva entrare in casa sua a togliergli una cosa. Questo non avveniva. Nel tempo di Gesù le prepotenze, ovviamente, di coloro che li governavano erano all'ordine del giorno. E allora Gesù dice, versetto 40 e 41, sempre in Matteo 5: se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe a fare 1 miglio, fanne con lui 2. Riesce Gesù a interpretare bene la legge? O si è sbagliato? Perché lui interpreta quella legge lì. Se andiamo a vedere in Proverbi alcuni versetti che vi ho riportato per averli sott'occhio, ci sono alcuni elementi che ci aiutano a capire. Quando il tuo nemico cade, non rallegrarti. Quando è atterrato, il tuo cuore non gioisca. Non dire: come ha fatto a me, così farò a lui. Li renderò secondo la sua opera. Quante volte non l'abbiamo detto? E io l'ho detto anche in famiglia. Voi no? Io ricordo di averlo detto anche in famiglia. Adesso faccio anch'io come te e vediamo se ti sta bene. Vediamo se ti piace. Perché visto che continui a farlo, lo farò anch'io e vediamo se ti piace. Ma non è quello che la Bibbia diceva. I sacerdoti hanno mal interpretato la legge, tant'è che Gesù dirà: vi è stato detto, ama il tuo prossimo, odia il tuo nemico. Ma dove è scritto nella legge questo? No, questa è un'interpretazione umana. Allora Gesù dirà: no,
io ho sentito nella legge questo, Proverbi 25, 21, 22, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, e se ha sete, dagli acqua da bere, perché così accumulerai carboni ardenti sul suo capo e l'Eterno ti ricompenserà. E Gesù dice, no, la legge che ho dato è questa qui, quella è l'interpretazione umana. E i dottori della legge non riuscivano ad accogliere questo sentimento. C'è un altro testo che, non lo dico per brevità, ma se volete andare a vedere, credo sia versetto 27-28, per esempio, no? Loro volevano che Gesù condannasse l'adulterio evidente dei romani, perché avevano tutte le amanti, camminavano per strada, e voleva che Gesù usasse delle parole molto forti nei loro confronti e fosse categorico. E Gesù che cosa risponde? Se uno guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Sta dicendo, lo dite per invidia, no? E lo dite per un'altra ragione, per rabbia. Ma in realtà anche voi desiderate la stessa cosa. E loro non si aspettavano che Gesù mettesse a nudo i loro sentimenti. Sperava che se la prendesse con i romani. Invece non lo fa. Dice, voi che siete giusti, voglio ricordare a voi che questo sentimento di criticare i romani nasce da un cuore che ancora non è stato conquistato dall'amore di Dio, un cuore in cui la sua legge non c'è ancora. E lui dice, io sono venuto a compiere. E guardate cosa ha fatto, perché lui vuole compiere la legge di Dio. E dice, a differenza di, io sono venuto a fare questo. Voi lo potete poi confermare con la memoria, però quello che era venuto a fare era questo. Ho prestato il mio dorso a chi mi percuoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba, non ho nascosto il mio volto all'ignomia e agli sputi. È successo questo? L'avete sentito mandare maledizioni mentre subiva tutto questo? Non mi pare. Isaia 53, ancora versetto 7, maltrattato e umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, di nuovo, non aperse bocca. Apriamo troppo spesso la bocca. Troppo spesso. Anche nei nostri commenti sui gruppi apriamo troppo spesso la bocca. Senza riflettere, senza pensare. Nei gruppi della Chiesa magari qualcuno mette qualcosa che sente necessariamente suo perché è la sua esperienza di vita e qualcun altro mette il commento che secondo lui va bene. Non ha pensato minimamente all'altro, ha pensato solo a se stesso. Non è un'azione di amore. È essere fariseo perfetto. E magari ci riesce ad essere fariseo e qualcuno ti dice bravo. Ma il problema rimane. Gesù nel capitolo 5, 43-44, ricorda ancora a noi, al di là di quello che vi è stato detto, io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano. È vero che parliamo di fantascienza? Se chiedo a Federica, credo di sì. Vero, questa è fantascienza. Come si fa a benedire qualcuno che ti odia? E più nell'ambito dell'ideale, dei principi da mettere lì, ma non nella realtà quotidiana. E se voi siete d'accordo con me, con Federica, abbiamo tutti ragione. Perché l'abbiamo detto all'inizio, l'uomo, senza una presenza costante come Gesù ha avuto con il Padre, tutto questo non lo può vivere. Anche quando si impegna con tutto se stesso non riuscirà a viverlo, ma non perché, perché è qualcosa di divino, la legge è divina. È un frutto dello Spirito e per quanto tu ti possa impegnare non potrà mai essere frutto dell'umanità. Allora dobbiamo capire che cosa serve
Nel versetto 45 arriviamo alla conclusione. Gesù è venuto a compiere questo, è venuto a mostrarci che Dio, e quindi noi, che siamo figli suoi e abbiamo la sua stessa immagine, e dice l'Apostolo che abbiamo anche la natura divina da quando siamo diventati figli suoi, noi, quando ameremo i nostri nemici, assomiglieremo al Padre. Il versetto 45 dice: affinché siate figli del vostro Padre. Cioè si è figli del Padre quando i versetti precedenti, che non abbiamo analizzato tutti, ma alcuni di loro, sono parte della nostra quotidianità. Fino ad allora è difficile chiamarsi figli del Padre. Forse aspiranti, forse pretendenti, ma Gesù dice: nel momento in cui amerai coloro che ti maledicono, benedirai coloro che sparlano di te, affinché siate figli del Padre. Qual è la caratteristica del Padre? Quella di Esodo 34, che adesso viene citata di nuovo qui, che è nei cieli, egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Questa è la caratteristica di Dio. Non cambia mai natura, anche se cambiano le circostanze, non cambia la natura, perché questa è la sua natura. Dio è amore e lo è sempre, in ogni circostanza, anche quando viene abusato, anche quando viene crocifisso, è sempre amore. Dalle sue labbra uscirà: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora l'ultima domanda che ti riguarda e mi riguarda. E tu, che sei venuto a fare? Perché Gesù dice: io sono venuto a portare a compimento, io sono venuto a vivere la legge di Dio, sono venuto a fare quello. Tu cosa sei venuto a fare? Gesù dice: io non sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento. E il versetto 48 ci riguarda, perché è la conclusione di Gesù dopo questo discorso. Io sono venuto a portare a compimento questa legge in questo modo in cui ve l'ho spiegata, ma... per quello che vi riguarda, il versetto 48 dice: voi siate perfetti. E il punto di riferimento chi è? Il versetto 45. Come è perfetto vostro Padre che è nei cieli. Devo arrivare a chiudere. C'è una prima frase che volevo leggervi di Wesley. Wesley diceva: fra legge e Vangelo esiste il rapporto più intimo possibile. Da una parte c'è la legge che continuamente prepara la via al Vangelo o ci orienta in quella direzione. Dall'altra parte c'è il Vangelo che incessantemente ci spinge a un più corretto adempimento della legge. La legge, per esempio, ci invita ad amare Dio e il nostro prossimo e ad essere gentili, umili e santi. Ci rendiamo conto di non essere in grado di farlo, perché per l'uomo tutto ciò è impossibile, ma Dio ci ha promesso di darci quell'amore e di renderci umili e sensibili. Legge e grazia sono necessariamente intessute. La legge è l'obiettivo e il desiderio di Dio per noi, perché è la nostra natura e Lui ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, e voi lo sapete. Voi lo sapete quando vedete una persona fare del bene e sentite nel cuore una gioia, anche se non l'avete fatto voi, lo sentite. Allo stesso tempo, quando qualcuno si comporta in maniera pesante, anche se non l'avete fatto voi, fa male anche a voi, perché è contro la nostra natura. Però tra il sapere cosa fare e il farlo esiste un piccolo passaggio. Non abbiamo tempo, ma vi invito a leggere con attenzione Ezechiele 37 a casa. Ezechiele 37 dice che quando la parola di Dio arriva sulle persone, quella valle di ossa secche si ricompone di carne, di muscoli, ma sono ancora dei cadaveri, cioè non hanno la forza di vivere la vita a cui Dio li ha chiamati. E serve a quel punto il secondo passaggio,
che Dio soffia spirito su quei cadaveri affinché quello che la parola di Dio ha costituito, come alla creazione prima si ha fatto il corpo, quello che la parola di Dio ha costituito possa diventare realtà, possa vivere spiritualmente quella realtà. Vorrei invitarvi oggi a riflettere se le tue azioni, le tue parole, alla luce dell'esempio di Cristo, dimostrano che tu sei qui per adempiere o per chiedere sconti. Vorrei invitarti a riflettere se non sia proprio questo il momento in cui dire a Dio: Signore, ancora una volta ho capito alla luce della tua parola che senza di te non posso fare niente. Senza di te ferirò anche le persone che amo di più, la mia famiglia. Tu hai dato una legge bellissima, ma che a me è impossibile viverla. Ho bisogno della tua grazia, ho bisogno del tuo spirito, perché possa vivere come Gesù ha vissuto. Mi odio quando riesco a ferire le persone che amo. Mi odio quando vado ad aiutare qualcuno e lo lascio mortificato piuttosto che salvato. Perché andavo lì veramente per riprenderlo, perché si possa riprendere, perché possa capire che sta agendo male, ma in realtà l'ho lasciato mortificato, quella persona è ancora più morta di prima. E non mi piaccio. E allora ti prego, riconosco davanti a te il bisogno del tuo spirito in me, che tu realizzi anche in me il nuovo patto. Chi sente il bisogno di questo nella sua vita? Chi è venuto qui per adempiere la volontà di Dio? Vi invito ad alzarci, perché vorrei pregare e invocare la benedizione di Dio su di noi. Caro papà, si presume che tutti noi siamo persone oneste e siamo venuti onestamente per servirti. Ma tante volte, Signore, non ci siamo riusciti, ma addirittura siamo riusciti a ferire le persone che volevamo aiutare. Oggi ci hai spiegato con chiarezza che senza di te non possiamo fare niente. E allora ti chiediamo, Signore, scendi con il tuo spirito nella nostra vita. Aiutaci a vivere in maniera costante questo rapporto, nutrirci la tua parola e vivere in tua presenza. Preghiera e studio, meditazione, incontro con te. Aiutaci a dialogare di più affinché tu possa suggerirci quello che dobbiamo dire, senza deciderlo da noi. Nel leggere la tua parola, aiutaci a ricevere i messaggi, ma non solo il messaggio da dare a qualcuno, ma anche il modo e il tempo opportuno per farlo. Affinché ogni volta che parliamo, ogni volta che ci rivolgiamo a qualcuno, le nostre parole siano parole di vita, che chiamano alla fonte della vita, che sei tu. Che la tua benedizione regni nelle nostre famiglie. Che noi possiamo, nel giorno in cui tornerai, possiamo dire a ognuno: Signore, eccomi qui insieme a quelli che tu mi hai dato. Questo è il desiderio che noi abbiamo per quanti sono qui in ascolto o presenti fisicamente. Raggiungici con la tua grazia e compi in noi il tuo proposito, quello di darci un nuovo cuore, una nuova mente, che possa pensare e agire secondo il tuo esempio. Ti abbiamo chiesto nel nome di Gesù, per i suoi meriti. Amen.